targa, assicurazione, frecce, luci del freno e casco obbligatorio, oltre a sanzioni più severe. Sono le novità per i monopattini approvate dal Consiglio dei Ministri e contenute nel nuovo codice della strada che dovrebbe diventare legge entro la fine dell'autunno. A proporle il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a contestarle a Ravenna il capogruppo in Consiglio Comunale di Forza Italia Alberto Ancarani, figura di riferimento del partito su tutto il territorio, noto utilizzatore di monopattini elettrici. Io sono un noto fruitore di monopattini, noto per coloro a cui possa interessare ovviamente, ne possiedo uno personale, ma soprattutto quando mi trovo in città, ovviamente dove non vivo, di passaggio, se trovo i monopattini a noleggio ne faccio largo uso, soprattutto quando ovviamente non piove e le condizioni meteo lo consentono. Ecco, devo dire che posso condividere un minimo di scelta restrittiva, non so, le frecce che sono già state rese obbligatorie, il campanello che deve sempre essere funzionante, la luce sempre accesa, tutte cose queste assolutamente condivisibili. A lasciarmi perplesso per un mezzo che deve fare i 20 km orari al massimo è l'obbligo di casco, soprattutto l'obbligo di casco per i maggiorenni. È comprensibile per i minorenni, francamente per i maggiorenni lo trovo oggettivamente qualcosa di troppo, che a mio avviso rende meno appetibile l'uso dei monopattini, e quindi poi tutta anche la retorica, perché spesso di questo si tratta, sull'uso della mobilità elettrica e dolce, mi sembra che venga smentita a questo punto da scelte così drastiche. Considerando che la proposta viene dal ministro, al governo della Lega, che non è mai stato tenero contro con i monopattini elettrici, non è che magari l'intento sia proprio quello di disincentivarne l'uso? Non lo posso escludere, ma se così fosse troverebbe sicuramente la mia contrarietà e ovviamente mi auguro quella del mio partito in Parlamento. Tuttavia è anche vero che iniziano ad essere abbastanza gli incidenti con i monopattini, alcuni anche gravi. Ma guardi, a me dispiace molto, però se il monopattino viene utilizzato sulle piste ciclabili come dovrebbero essere utilizzati i velocipedi, ricordiamo che per esempio noi a Ravenna siamo una delle città che fa uso di bicicletta da più tempo d'Italia, probabilmente, così come Ferrara. Ci sono tutti questi incidenti è anche perché le persone non rispettano il codice della strada già esistente. Allora lavoriamo maggiormente sulla formazione, lavoriamo maggiormente sulla prevenzione, i divieti, le restrizioni a mio avviso portano sempre poco lontano.